Buonasera, il titolo del mio intervento è La mercificazione della vita e della salute. Diamo quindi qualche definizione. Cosa si intende per mercificazione? Per noi marxisti è quel processo interno al sistema capitalistico che tende a sottoporre le relazioni, le creazioni umane a quelle leggi alienanti che caratterizzano la produzione delle merci. Parole più semplici, si tratta di ridurre a merce di scambio quei beni e quei valori che non hanno in realtà niente di commerciale. Tra questi beni e questi valori c'è la sanità, c'è la scuola, ci sono i beni comuni. Va bene? Gli anglosassoni utilizzano il termine disease mongering, così non vedo più niente. Disease mongering, che letteralmente vuol dire mercificazione della malattia. E con questo termine si intendono una serie di strategie messe in atto dalle case farmaceutiche per aumentare artificiosamente il numero di malati, cioè far diventare malati coloro che in realtà sono sani, ma non ammalandoli, cioè convincerli di essere malati, e aumentare così la vendita di farmaci e di prestazioni sanitarie. E questo è il volto più estremo, più antietico di Big Pharma, la grande multinazionale che riunisce tutte le principali aziende farmaceutiche mondiali. Questa deriva della medicina era stata curiosamente predetta nel 1923 da uno scrittore in una pièce teatrale, in un'opera teatrale, che si chiamava Knock, ovvero il trionfo della medicina, e che narrava la storia di un giovane medico che giunge in un paesino a sostituire il vecchio medico condotto, che era anziano e che quindi si era ritirato. In questo paesino stanno tutti bene e quindi lui fa poche visite. E allora, in accordo con il farmacista, comincia a convincere tutti i pazienti di essere malati, e tutti alla fine hanno una sua patologia, una sua malattia e una sua prescrizione. Persino il medico condotto, il vecchio medico, che si stupisce di questa situazione e quindi torna in ambulatorio, vorrebbe riprendere la sua condotta, viene convinto dal giovane medico ad essere malato e quindi prende anche lui la sua dose di medicine. E in realtà nella medicina moderna questo termine è stato introdotto nel 1992 da un medico che appunto in un articolo denunciò questo artificioso aumento delle malattie, che avveniva attraverso tre meccanismi, cioè trasformare disturbi comuni in malattie, farli apparire pericolosi e proporre terapie delle quali si conoscevano i benefici, ma non si rendevano noti gli effetti collaterali, i rischi. Attualmente il British Medical Journal, che è estremamente prestigioso, ha pubblicato un elenco di 200 false malattie che esistono. Tra queste, per esempio, la timidezza, che viene descritta come un disturbo sociale noia, disturbo d'ansia sociale noia. Pensate ad esempio all'ipercolesterolemia. Quando mi sono laureata in medicina, ormai un po' di anni fa, il valore normale del colesterolo nel sangue era considerato 250. Ora, chi di voi si sottopone a esami sa come venga considerato 150 il valore normale. Ora, la colesterolemia nel sangue degli individui ha una diffusione di tipo gaussiano a campana. Se noi spostiamo la mediana anche di poco, e comunque da 250 a 150 non è poco, si prende una quantità enorme di individui in più che quindi risultano malati e bisognosi delle statine, che sono i farmaci che curano l'ipercolesterolemia, che sono tra i più costosi. Questo meccanismo negli anni ha contribuito a depauperare notevolmente i sistemi sanitari nazionali, italiani ma anche esteri. Raggiungere una cosa di questo genere, soprattutto negli Stati Uniti, e tanto i farmaci, i brevetti vengono tutti da lì,
è abbastanza semplice, perché tutte le ricerche, le università sono finanziate dalle casse farmaceutiche, basta poi far uscire soltanto gli studi che hanno i risultati che ci interessano, non pubblicare gli altri, e non è poi molto complicato. Allora, questo fino ad ora ha consentito al capitale di arricchirsi anche artificiosamente sulla malattia. Non basta più, non basta più, bisogna attaccare il sistema sanitario nazionale. A questo punto vi faccio un piccolo riassunto di quello che è la storia del sistema sanitario nazionale in Italia, per capire cosa stiamo andando incontro. Quindi arriveremo poi ai giorni nostri, a un mese fa, quando è uscito il nuovo patto per la salute. Il sistema sanitario trae origine, trae spunto dall'articolo 32 della Costituzione. L'articolo 32 tutela la salute come un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività. Quindi il cittadino è debitore, è creditore nei confronti dello Stato, sia perché individuo, quindi per il valore intrinseco che ha, ma anche perché fa parte di una collettività, e quindi deve essere anche, in questo senso non basta curare il malato, ma bisogna fornire gli strumenti perché non si ammali, quindi la prevenzione individuale e la prevenzione collettiva, e quindi la tutela dell'ambiente, la tutela nei luoghi di lavoro, la tutela negli ambienti di vita. Questo dice il trattato, la nostra Costituzione, quella che stanno piano piano cambiando. Però questo articolo non è stato completamente recepito, perché in realtà fino alla fine degli anni 70 in Italia vigeva il sistema mutualistico. Purtroppo la nostra organizzazione non ha molti giovani, quindi la maggioranza di voi ha vissuto anche il sistema mutualistico. Cosa si trattava? Di un'assicurazione obbligatoria contro le malattie che tutti i lavoratori erano tenuti a sottoscrivere e a cui partecipava economicamente in parte il lavoratore e in parte il datore di lavoro. Questo copriva il lavoratore e i propri familiari, e poi i pensionati e i propri familiari, però lasciava fuori una parte di popolazione che non aveva un lavoro fisso, gli indigenti, e poi non garantiva a tutti un uguale accesso alle terapie, perché c'erano le mutue di serie A, le mutue di serie B, le mutue di serie C, per cui insomma anche all'interno degli ospedali, prima del sistema sanitario nazionale, c'erano all'interno dell'ospedale pubblico, c'era la clinica, c'erano le stanze private dove chi aveva una buona mutua poteva usufruire. Ci furono in quegli anni grosse lotte, il movimento operaio era forte e combattivo, il movimento operaio, il movimento studentesco, stiamo parlando della fine degli anni 60, e questo consentì di ottenere una legislazione fortemente innovativa e più democratica in vari campi, dallo Statuto dei lavoratori a venire in giù, e fino al 1978, anno nel quale è stato promulgato la legge 833, che istituisce il sistema sanitario nazionale. Sistema sanitario nazionale che è caratterizzato dalla generalità dei destinatari, tutti i cittadini indistintamente vorrebbe dire anche i migranti, anche senza il permesso di soggiorno, insomma tutti gli individui, dalla globalità delle prestazioni, perché nel sistema mutualistico si curava solo la malattia ma non c'era né la riabilitazione né la prevenzione, e quindi invece qui si parla della globalità delle prestazioni, prevenzione, cura e riabilitazione, e dall'uguaglianza del trattamento, cioè tutti erano uguali di fronte, non alla legge, ma di fronte al sistema sanitario nazionale. E organizzativamente venne strutturato nelle unità sanitarie locali, che avevano una certa autonomia, ma non erano giuridicamente autonome, erano sotto il controllo dell'amministrazione, quindi sotto il controllo politico.
Poi si va negli anni Ottanta, Craxi, abolizione della scala mobile, si cominciano, trattato di Maastricht, si comincia a parlare di parametri, di rispetto dei parametri di spesa, di controllo della spesa pubblica e quindi si comincia a toccare anche il sistema sanitario, che non è più così universale. Con la legge del 1992, la 502, si ha l'aziendalizzazione delle unità sanitarie locali, che diventano aziende sanitarie locali, hanno una loro autonomia giuridica, hanno un bilancio e cominciano a utilizzare dei sistemi di controllo della spesa e di gestione che non rispettano il dettato costituzionale e che sono comunque mutuati da logiche appunto aziendali. E piano piano comincia ad aumentare anche la richiesta di compartecipazione alla spesa sanitaria. Vengono introdotti i primi ticket, quindi compartecipazione al farmaco, compartecipazione alle prestazioni sanitarie, quindi non è più un diritto così totale. Poi inizia la crisi più vicina e la scure della Troica si abbatte su tutto lo Stato sociale in tutta Europa. Questa grande opera di massacro ha colpito la scuola, ha colpito tutti i servizi sociali. Nel frattempo in Italia, con Craxi, le spese per il sociale erano state staccate dal fondo sanitario e quelle praticamente non ci sono quasi più, insomma, negli ultimi anni le hanno quasi azzerate. E in pratica questi sistemi sanitari sono visti dall'Unione Europea come degli enormi salvadenai dai quali da rompere in modo da ottenere dei fondi per ripianare questo debito, che poi è inesauribile, che è incolmabile e che comunque non è stato provocato da chi invece lo subisce. E questi costi della sanità anche in Italia, lo sapete, sono sempre sulla bocca di tutti. In realtà per la sanità l'Italia spende il 7% del proprio PIL, quindi è veramente ridicolo. Per la prevenzione l'Italia spende lo 0,5% del proprio PIL, che è il valore più basso di tutti i paesi europei, compreso Cipro, più basso di tutti. E 0,7%, il 7% del PIL è veramente basso, pensate, gli Stati Uniti va dal 12,9% al 14% del proprio PIL, è il paese dove il livello di tassazione è più alta e la spesa per la sanità è più bassa. In Europa tendenzialmente i paesi si dividono in un gruppetto che ha un'alta tassazione però ha un'alta spesa per il sistema sanitario, un altro gruppetto, non in Italia, nell'OCSE, nei paesi diciamo industrializzati, un altro pacchettino ha una tassazione molto più bassa e quindi spende meno per la sanità. E poi ci sono quelli incongruenti, tra cui gli Stati Uniti, che hanno una bassa tassazione per la sanità e spendono tanto e non garantiscono nemmeno la sanità a tutti, cioè, e l'Italia, che invece ha la più alta tassazione e spende di meno. Quindi non è certo questo che ci fa vivere al di sopra, le spese per la sanità che ci fanno vivere al di sopra dei nostri mezzi. Ok, in realtà appare sempre più chiaro che questo attacco al sistema sanitario, come l'attacco poi alla scuola, è volto a creare nuove forme di profitto, nuovi mercati. Quindi si vuole rendere inefficiente la sanità pubblica per favorire la sanità privata, perché il bene della salute è un bene primario per il quale anche le famiglie più disagiate, quando arriva la malattia, cioè rinunciano alle spese preventive, ma quando poi arriva la malattia vera sono costretti a spendere anche quello che non hanno.
Per far questo, quindi per peggiorare questo sistema sanitario pubblico, dal 2010 al 2014 sono stati tagliati 24 miliardi di euro. E questo per esempio ha portato a un taglio di oltre 7.000 posti letto che si aggiungono ai 45.000 posti letto già tagliati dal 2000 al 2009, quindi 45.000 più 7.000 fa 52.000 posti letto persi. L'Italia attualmente ha raggiunto per legge un numero di posti letto di 3,7 per 1.000 abitanti, in Germania è 8,9 per 1.000 abitanti, per rendere a occhio quella che è la differenza, e non è che in Germania si ammalino più di noi. Il nostro sistema sanitario era molto efficiente fino a non molti anni fa, era uno dei più efficienti d'Europa. L'OMS l'aveva proprio indicato alla fine negli anni 2000 come il migliore sistema sanitario europeo. Uno dei parametri che si utilizzano per avere un'idea dell'efficienza del sistema sanitario, ma anche della prevenzione, è il tasso di mortalità neonatale. Perché una madre sana che vive in un ambiente sano ed un servizio sanitario che gli fa accedere a tutte le mamme agli esami preventivi e poi una buona equipa al momento del parto tengono bassa la mortalità neonatale. L'Italia in Europa era quella che l'aveva più bassa, quindi dava un'idea di quello che è il funzionamento. Non credo che sia più così. Io ho provato a guardare, per quanto riguarda, sono toscana, nel sito della Regione Toscana, gli indicatori, i piani, ci sono dal 2005 fino ai giorni nostri, però fino al 2008 la relazione sullo stato sanitario portava anche i dati sullo stato di salute, cioè sullo stato di salute, e quindi portava anche i dati sulla mortalità. Fra l'altro quelli per tumori erano anche un po' aumentati, ma la mortalità neonatale era rimasta molto bassa. Negli ultimi anni, in questi rapporti, si parla solo dell'efficienza. Dell'efficacia non se ne parla più, cioè non inizia un capitolo con vediamo qual è lo stato di salute della popolazione italiana, no, si parla direttamente, noi abbiamo un sistema di valutazione dell'unità delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie che è il bersaglio, e devi raggiungere il verde perché se vai nel rosso ti batocchiano, ti tolgono dei finanziamenti, i direttori generali sono penalizzati, ma per raggiungere questo non conta quello che, cioè voglio dire, io lavoro nella prevenzione, faccio la vigilanza nei luoghi di lavoro, ma uno dei parametri su cui mi valutano è il rapporto costo entrate, ma io che entrate ho? Cioè, non so, metto un banchettino fuori e misuro la pressione alla gente a pagamento, non ho le entrate, i costi sono i costi, cioè se te mi metti, se io per fare i sopralluoghi nei luoghi di lavoro mi serve nelle macchine la benzina, se spendo più benzina vuol dire che giro di più e ho un controllo più capillare del territorio, ma se io devo risparmiare nella benzina perché te mi valuti sul risparmio che faccio nella benzina, c'è qualcosa che non torna in questo sistema, è chiaramente dissociato. E questo per quanto riguarda la prevenzione. Il livello di ticket, di aumento, di compartecipazione dei cittadini è aumentato progressivamente. È aumentato così tanto che c'è una quota sempre maggiore di cittadini che rinuncia. Tant'è che nel 2013 le prestazioni di questo tipo ambulatoriali, quindi di esami diagnostici, esami del sangue, fatte dal privato si sono ridotte del 17% rispetto all'anno precedente. Quindi vuol dire che una quota di persone si è rivolta al privato, perché attualmente il costo nel pubblico è superiore al privato, molto spesso.
cioè ti spendi di meno per certi tipi di prestazioni, quindi un'ecografia, una radiografia del torace, non andiamo ora, rimane sempre, costa sempre meno fare una TAC, una PET, una risonanza magnetica, perché hanno un costo superiore, ma quelli hanno un costo inferiore a quello che è il ticket, perché chiaramente è stata data libertà alle aziende, alle regioni, di stabilire quali e come aumentare questi ticket. Infatti c'è una grossa differenza, perché si va da un costo massimo per ricetta, diciamo, quindi per prestazione, di 36 euro nella stragrande maggioranza delle regioni del centro-nord, fino a un 47% in Puglia, in Sardegna, a un 47 euro, non 47%, quindi una differenza di 11 euro per la stessa prestazione, che è significativa, fra l'altro più alta in paesi, in regioni dove il reddito è più basso, insomma, quindi no. E le liste di attesa si sono dilatate in una maniera che è impressionante, è veramente impressionante. Per fare un'ecografia al polso un anno, per una mammografia 18 mesi, cioè, ma non sono esami che uno può aspettare, se uno deve fare una mammografia perché ha un nodulo o qualcosa, non può aspettare 18 mesi, perché non avrebbe più senso fare un esame di questo genere. Ma anche se hai dolore al polso da un po' di tempo, non puoi aspettare un anno per vedere se c'è un'infiammazione, una frattura o qualcosa, è chiaro. Mentre dal privato, spendendo più o meno la stessa cifra, la fai il giorno stesso, che è lo stesso privato che è convenzionato con la USL, e quindi probabilmente è lo stesso privato dal quale ti manderebbero dopo un anno. Quindi è veramente dissociato questo modo di agire, e se perdessimo di vista il fatto che è volontaria questa cosa, non riusciremmo a capire come è possibile che si agisca in questo modo. Tutte queste politiche hanno provocato, quindi si sono riversate da un lato sui lavoratori della sanità, che si vedono il blocco del turnover, il blocco dei contratti, del rinnovo contrattuale, quindi con stipendi che hanno progressivamente perso notevolmente del loro potere di acquisto, orari sempre più e ritmi di lavoro sempre più gravosi, proprio perché non c'è turnover e quindi non c'è la possibilità. Voglio dire, nei nostri ospedali le infermiere non è che scelgono quando fare le ferie estive, nonostante per legge dovrebbe essere 15 giorni a rotazione, ci sta che ti caschino dai 15 giorni di giugno, ci sta che, cioè, te non puoi dire niente, più di quelli non puoi fare, perché altrimenti il reparto va a ramengo. Ci sono medici ospedalieri che arrivano avere 400-500 giorni di ferie da fare accumulate, e non pagano straordinari, non è che ti viene poi monetizzato, quindi insomma sono anni di lavoro, cioè regalati così, in questo modo, e quindi vuol dire che hanno lavorato per parecchie ore. E soprattutto con la ristrutturazione che c'è stata negli ospedali, che vengono trasformati con il modello ad alta intensità di cure, che è un modello che è mutuato dalla Toyota, cioè un modello industriale, un modello di efficienza industriale, in cui in pratica il paziente rimane fermo e gli specialisti gli girano intorno. E questo nella teoria. Nella pratica si ha che c'hai i reparti in cui ci sono due infermieri, c'hai malati operati gravi, urologici, ginecologici, di chirurgia addominale o oculistici nello stesso reparto, non c'è nemmeno un medico. Quando c'è qualcosa di recente, c'è stato il caso di un morto a Firenze, in un ospedale di Firenze, una morta, una donna, dovuta proprio al fatto che non esisteva il medico di guardia, non esisteva il medico specialista, e quando è arrivato, cioè ce n'era uno in tutto l'ospedale, c'era un'altra emergenza, e siccome non c'è il dono dell'ubiquità, no, non è potuto andare a soccorrere questa paziente, e questa è morta, insomma. Quindi
Sono molti di più di quelli che poi effettivamente vengono fuori, perché quando non c'è la denuncia della famiglia queste cose vengono un po' nascoste. Quindi da un lato i lavoratori, dall'altro i cittadini che si trovano quindi a dover spendere maggiormente per la salute, ad avere liste di attesa enormi. I protocolli di cura si riducono sempre di più, per cui ti opero alla testa e in terza giornata ti faccio uscire. Ti opero ora, l'ultimo protocollo vorrebbe mandare a casa in giornata stessa le donne operate di isterectomia, cioè ti tolgo l'utero, che non è proprio una cosa... non è un callo, insomma, e in giornata stessa ti manda a casa. Così poi le medicazioni sono a carico tuo, le garze sono a carico tuo, l'infermiere che viene a medicarti è a carico tuo, insomma. E quindi magari poi uno deciderà di operarsi nella clinica privata e di farsi magari un'assicurazione per poter poi pagare queste cliniche private. Tutto questo può solo peggiorare col nuovo patto per la salute. Ora, il nuovo patto per la salute è uscito da poco, io l'ho letto 2 o 3 volte, ho letto la sinossi che ne ha fatto la funzione pubblica della CGIL, che in molti aspetti non condivido, perché non si può, un patto così contiene una serie di norme così negative che anche se c'è qualcosina di positivo, te non ti puoi rallegrare, cominciare rallegrandosi perché questo aspetto gliel'avevamo detto noi e ce l'hanno messo, quando poi nelle pagine seguenti ti distrugge un po', contribuisce a distruggere ulteriormente quel poco che resta di questo sistema sanitario. Alcuni aspetti sono prettamente economici e ci vuole che poi se lo studi qualcuno che ci capisce un po' di più, però a grandi linee innanzitutto ci sono alcuni punti che saltano agli occhi. Per me salta agli occhi che non c'è nemmeno un rigo sulla prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro e nemmeno la tutela della salute nell'ambiente, si parla solo di sicurezza alimentare, 2 righe, e di prevenzione oncologica, altre 2 righe e basta, di tutto il resto non c'è voce. Chiaramente c'è la defiscalizzazione nei confronti delle assicurazioni, cioè si spinge verso l'assicurazione privata. C'è che i fondi per il 2014 sono garantiti, ma quelli per il 2015 e 2016 sono stabiliti in una cifra che però potrà essere rivista se non si raggiunge il pareggio di bilancio, quindi se ci sono dei problemi taglieranno ulteriormente. Si rivedono i LEA, i livelli essenziali di assistenza, cioè quelli che obbligatoriamente ti deve garantire il sistema sanitario, che sono stati già rivisti un sacco di volte. In certi ospedali certe cose non vengono più fatte. In questo c'è anche un subdolo attacco anche alla 194, perché certi ospedali, certi piccoli ospedali vengono chiusi e magari sono gli unici dove in zona c'erano dei medici non antiabortisti, quindi non obiettori di coscienza. C'è un comitato, salviamo la 194, in una delle zone dell'ASL fiorentina, che proprio si batte perché gli hanno chiuso l'unico ambulatorio dove era possibile sia prendere la pillola del giorno dopo che fare l'intervento di IVG, di interruzione della gravidanza. Poi si riaggiornerà l'elenco dei farmaci che verranno quelli prescrivibili dal sistema sanitario, perché non solo partecipiamo alla spesa, che a volte ti costa meno comprartelo e pagartelo intero che pagarci il ticket, ma saranno ridotti ulteriormente. Ma già ora ci sono tutti i farmaci oculistici, non sono passati dal sistema sanitario. Ma è perché uno che ha il glaucoma e se lo deve tenere, non lo so, non ho capito. Cioè, certi aspetti veramente sono incomprensibili. Poi, per esempio, le cure all'estero,
Le cure all'estero te le devi anticipare e poi ti verranno rimborsati. Cosa vuol dire? Che chi c'ha i soldi si può curare anche nel centro d'eccellenza, magari all'estero convenzionato, no? In Europa. E chi i soldi non ce l'ha, si arrangia, insomma, come un po' tutto il resto. Questo succede da noi, ma questo succede in tutta Europa. In Grecia, in Portogallo, in Spagna ha dato luogo a forme di lotta anche notevoli, la marea blanca in Spagna, no? In Italia la situazione è assolutamente parcellare, molto diversa da zona a zona. Ci sono tante piccole realtà di lotta che però sono focalizzate su salvare un piccolo ospedale, appunto salvare quell'ambulatorio, e quindi è chiaro che non sono incisive, e questo è lo stesso, è la stessa situazione di cui parlava Fabrizio prima e anche Nando, cioè non è che non ci sono in Italia dei movimenti di lotta, ma non c'è coordinamento tra questi. Invece qui dovrebbe esserci un forte coordinamento, e dovrebbe essere europeo un coordinamento, perché siamo nella stessa barca tutti. In Toscana è nato il coordinamento toscano per la difesa della salute. Pezzi e Bocconi va avanti, non vedo, sì, Ennio c'è, lui partecipa un pochino di più, se poi vuoi fare magari anche un intervento e ci aggiorni su quello. E da noi, per esempio, a Livorno le lotte più grosse sono state contro la realizzazione del nuovo ospedale, non perché noi non ci piacesse un nuovo ospedale, ma perché veniva costruito riducendo un ospedale che serve una città di 150.000 abitanti a un puro week hospital, cioè un ospedale aperto da lunedì al venerdì, in cui venivano eliminati la maggioranza dei servizi principali, perché il governatore della Toscana ha deciso che in Toscana ci devono essere solo tre grossi ospedali, i tre universitari. Lì c'è l'eccellenza, lì c'è la tecnologia, lì investiamo, tutto il resto, e solo sono già intasati, non ce la fanno a coprire chiaramente tutta la cittadinanza. E poi perché veniva costruito col sistema del project financing. Il project financing è quel sistema economico per cui un privato contribuisce a finanziare un'opera pubblica e in cambio ottiene degli appalti per dei servizi negli anni. Il modello di project financing livornese comprendeva praticamente tutto, dai parcheggi alle pulizie, alla sanificazione dei ferri, alle radiografie, agli esami ematici. Chiaramente te per 30 anni non hai più né il controllo qualitativo né di spesa su questi aspetti, né hai il controllo, vuol dire anche esternalizzazione, quindi tutti questi lavoratori non saranno più dipendenti, ho finito, del sistema sanitario, saranno dipendenti tendenzialmente di cooperative, e non avrai nemmeno la voce in capitolo su quelle che sono le loro condizioni di vita e di lavoro. E di... mi hanno fatto segno che ho, come sempre, parlato più di quello che dovevo.